una legge popolare, la tengo io. E chiedere una risposta al dipendente scrivano, una risposta che ci deve per la Costituzione, ci deve dare. La legge popolare significa togliere i condannati via definitiva dal Parlamento, due legislature, e poi la cosa più importante su cui è il perno della nostra democrazia, il voto di preferenza. Non c'è stato il voto di preferenza, abbiamo 995 parlamentari in Parlamento eletti da 5 segretari di coalizioni, di partiti. Non c'è stata la base della democrazia, i cittadini sono stati estromessi, siamo qua a venerare e a onorare una bandiera e i cittadini italiani vengono ignorati da 2 anni, 350.000 persone in coda davanti all'ufficiale pubblico ufficiale a firmare coi documenti, 2 anni che io devo inseguire prima alla commissione affari costituzionali, adesso qui. Io mi sono anche un po' stufato, io non voglio incontri personali con queste persone a farmi vedere che stringo la mano con queste persone. Queste persone devono parlare e rispondere a 350.000 cittadini. Se rendere pubblica questa mozione popolare, renderla pubblica in Parlamento, quindi discuterla o no? Questo io chiedo. La volete discutere in Parlamento? Sì o no? Devono dare una risposta. Se sì, entro quanto lo fanno, la data e il giorno. Il dottor Schifani può metterla in rubrica nella sua giornata e dire sì, la facciamo o no, la facciamo, ci spiegherà il motivo. Se no, 350.000 persone verranno a chiedere a lui personalmente il resoconto, non io da solo. Allora stringerà la mano a 350.000 cittadini. Grazie. Florence Narcais, l'altro giorno ha scritto in inglese. Guardia civica di Reggio Emilia, lasciatemi l'Italia dei valori e create una sorta di partito della Costituzione, perché oggi Di Pietro non sono, può bastare, Di Pietro Grillo. Sarebbe bello che lo fai, io sono un cittadino, Di Pietro in 5 anni ha fatto un movimento, un partito, io in 5 anni ho fatto un movimento, che lui faccia il suo, se i due obiettivi sono gli stessi ci scioglieremo, sarà una cosa naturale, però io ho paura di questi intellettuali, anche finti allora. Ho paura degli intellettuali perché arrivano sempre dopo, sono, non guardano, riguardano, rivedono, non vedono, rivedono, fanno sempre una critica un po' sia petulante. Al di là dell'intellettuale, no? L'idea di un partito della Costituzione che mette insieme... Ma cosa vuol dire fare un partito della Costituzione quando oggi i partiti non ci sono attivi, voglio dire? Non è questo il problema. Noi abbiamo il partito e abbiamo un movimento che sarà il più grande in assoluto che ci sia. È un partito sulla rete, un movimento di rete, un movimento di milioni di cittadini. C'è già. Qui parliamo di progetti, il Movimento 5 Stelle c'è. È costituzionale? Sì, cazzo se è costituzionale, ma noi parliamo di energie, di wifi libero e gratuito, di raccolta differenziata, di mobilità elettrificata a tutta pubblica, parliamo di mettere a norma tutti gli edifici dei comuni e delle regioni, parliamo di acqua pubblica, perché non comincia Florio Bergagli a fare una battaglia sull'acqua pubblica, sulle energie rinnovabili e sulla rete libera e gratuita per ogni cittadino? Comincino loro, ma c'è già il movimento, perché non si iscrivono loro al movimento? C'è già, è costituzionale. Grazie.